sono arrivati in tantissimi, quasi più di un migliaio, i giovani del Parlamento della Legalità Internazionale, gli ambasciatori della vita arrivati dal Lazio, arrivati dalla Puglia, dalla Sicilia, per cantare la bellezza della vita, ma una vita che è un inno alla fede. Noi non abbiamo paura di dire da quale parte stiamo. Sì, il Parlamento della Legalità Internazionale è apartitico, interconfessionale, interreligioso, ma non può negare la sua matrice fortemente cristiana sotto lo sguardo di Maria Stella del Mattino. E allora, quando abbiamo iniziato una staffetta della gioia, della gratitudine, della bellezza della vita, ecco che tantissimi giovani hanno voluto dire da quale parte stare, che Dio non è una bugia, non è un cartone animato, non è un gettonificio dove si chiedono solo grazie. Sono giovani che hanno scoperto che senza fede si muore. E allora ecco, abbiamo voluto riempire la cattedrale di Palermo per dire che in quel luogo ci sono due figure meravigliose. C'è il beato padre Pino Puglisi, ma c'è pure Rosalia. E questi ragazzi sono stati accolti, e quindi desidero ringraziare di cuore Don Antonio Zito e Don Filippo Sarullo, due sacerdoti meravigliosi che sanno di noi e seguono questo cammino. Siamo stati accolti da loro due e hanno visto con i loro occhi una cattedrale fiorire di giovani, quel fresco profumo di libertà prendere corpo. Ed ecco che a noi abbiamo avuto la gioia di sostare davanti quella spiga di marmo che contiene le spoglie di padre Puglisi e dire: non sei morto invano, sai, anche noi ce l'aspettavamo, adesso noi ci aspettiamo che nel tuo martirio, nel tuo sangue, sbocciano tante vocazioni per cantare la bellezza della vita.